Tre giornate dedicate alla valorizzazione e potenziamento della creatività degli alunni, fornendo occasioni di inclusione e di protagonismo culturale, si precisa nella determinazione pubblicata all'Albo Pretorio, con la quale si impegnano le somme necessarie per attuare il progetto di Oicos per una comunità solidale e approvato nella seduta del 19 dicembre del Baby Consiglio Comunale. Caltanissette in un clic, questo è il nome scelto e deliberato per riferirsi a questa attività progettuale. Prevede nella prima giornata una presentazione dal punto di vista storico del Palazzo Moncado. E la descrizione del museo Tripiciano, nella seconda una presentazione delle tecniche fotografiche con un tutor e la sperimentazione pratica, e infine nell'ultima giornata la presentazione delle foto realizzate dei ragazzi e un loro commento sull'esperienza vissuta. Si prevede anche una mostra sempre a Palazzo Moncada delle migliori fotografie. Il Consiglio Comunale Bebi, nella stessa seduta, si legge ancora, ha altresì stabilito di chiedere al sindaco di Caltanissetta e all'assessore al ramo di attivarsi al fine di emanare opportuna direttiva per destinare i fondi di cui al capitolo a ciò dedicato la somma di 2.950 euro alla PS OICOS per una comunità solidale per curare la realizzazione del progetto, direttiva che in effetti è stata inviata dall'assessore ai servizi finanziari Ivan Rando.